Ciao a tutti, benvenuti di nuovo nel mio canale. Oggi vi voglio fare vedere come ho preparato le seppie ai piselli. È un piatto molto leggero e molto appetitoso. Gli ingredienti che ci occorrono sono circa 200 g di piselli, una cipolla, due spicchi di aglio, qualche rametto di prezzemolo fresco, la polpa del pomodoro, io ho scelto i pomodori pelati, le seppie, circa 1 kg, olio di oliva extravergine, peperoncino piccante alla preferenza, sale e pepe nero. Innanzitutto andiamo a tagliare la cipolla a dadini in questo modo e andiamo anche a tagliare le seppie. Le tagliamo da questa lunghezza. Dopo aver finito di tagliare, le tagliamo a un po' grossolane perché quando andiamo a cucinarle si arricciano un po'. Prendiamo una pentola, accendiamo la fiamma e aggiungiamo qualche cucchiaia di olio di oliva. Aggiungiamo l'aglio, lo lasciamo rosolare per qualche secondo e aggiungiamo la cipolla. Lasciamo tutto a prendere un po' di colore, dopodiché aggiungiamo le seppie. Le mescoliamo e le lasciamo cuocere per circa 10-15 minuti a fiamma bassa. Aggiungiamo il pepe e il sale e se qualcuno usa gli altri tipi di profumi li può aggiungere tranquillamente. Come vedete lasciano un po' di brodo di acqua, è normale. Mi raccomando, mentre le cuocete mettete il coperchio. Dunque, dopo passati questi 10-15 minuti, aggiungiamo i pomodori pelati, e li mescoliamo e li lasciamo, li copriamo e li lasciamo cuocere ancora per 15 minuti a fiamma bassa, non tanto bassa ma neanche alta. E se vedete che manca un po' di acqua, che è troppo asciutto, aggiungete tranquillamente un po' di acqua. Passate anche questa cottura, aggiungiamo i piselli, come vedete è un po' tutto asciutto, quindi vado ad aggiungere un bicchiere di acqua. E li copro, li lascio a cuocere per circa mezz'ora, finché sentite che, aggiungo anche l'aglio, finché sentite che le seppie sono abbastanza morbide, quindi cotte. Quando è tutto pronto, aggiungiamo un po' di prezzemolo e li lasciamo riposare per 10 minuti prima di essere servito, che sarà più gustoso. Io spero che vi sia piaciuta la mia ricetta e se vi è piaciuto provatela, iscrivetevi al mio canale e mettete un like sotto il video e noi ci vediamo un prossimo video. Ciao!